Petrarca fa una scelta inequivocabile, prima con i Colonna nella fase avignonese, poi con tutti i signori della Valle Padana, fino ai da Carrara, Azzo da Correggio, i Visconti a Milano. Questa scelta che Petrarca fa provoca lo sdegno, lo sconcerto dei suoi amici di Firenze ed è una scelta politica, strategica. Da qui nasce l'umanesimo. Petrarca decide che occorre avere il mecenate. Senza il mecenate la rinascita delle lettere, della cultura, delle arti non avrà le gambe per camminare. Francesco Petrarca a Giovanni Boccaccio. Tu rilevi che ho sprecato una buona parte del mio tempo alla corte dei signori. Per non dare spazio a equivoci, voglio che tu sappia la verità. Sono vissuto apparentemente con i potenti, in realtà furono loro a vivere con me. Mai intervenni ai loro consigli e molto raramente ai loro banchetti. Non mi sarei mai potuto adattare ad un sistema di vita che mi privasse anche un po' della mia libertà o mi distraesse dai miei studi. Perciò, mentre gli altri correvano a palazzo, io cercavo il bosco o mi rinchiudevo fra i miei libri nella mia stanza. Non so se è chiaro, Francesco Petrarca scrive al suo amico intimo Giovanni Boccaccio e lo fa non per ragioni particolarmente edificanti, forse lo fa per giustificarsi, per dire all'amico: guarda, non mi interessa il potere, non mi interessano i potenti, ciò che mi interessa davvero sta nella mia stanza, tra i miei libri. Ma allora, che cosa vuole custodire?